Come vedete oggi non c'è la solita partenza all'alba col buio, perché usciamo già quando il sole è alto, è un parolone perché sta tramontando. Andiamo a pescare calamari con la tecnica della traina, e quindi l'orario di uscita è circa un'ora prima che faccia buio. Diciamo, il buio c'entra sempre nelle mie pesche. Siamo qui a Livorno e oggi vi farò vedere una tecnica di pesca che sono tantissimi anni che io esercito. Addirittura quando ero adolescente, diciamo 14-15 anni, con la mia barchettina di 4,20 m, mi realizzavo da solo i pesciolini con i sciuffi, con le arpette dietro da calamari. Modificavo i pesciolini da traina che si trovavano in commercio, togliendo le due o le tre ancorette di cui erano provviste, e fissavo il doppio cestello nella parte terminale. Questo perché mi venne l'idea dei miei amici che facevano solamente la pesca a traina. Ogni tanto nei periodi invernali mi dicevano che trovavano delle ventose di calamari sulle ancorette degli artificiali. Loro facevano la pesca generalmente a spigole, dentici, a predatori. E via via ci rimaneva queste ventose sulle ancorette. Allora dissi, perché non provare a pescare calamari nelle zone dove ci sono i calamari a traina? E quindi mi modificavo gli artificiali e ho iniziato a fare questo tipo di pesca. Non voglio dire di essere stato il primo, ma comunque uno dei primi a praticare questo genere di tecnica. A quell'epoca, essendo una pesca sconosciuta alla maggior parte dei pescatori di calamari, perché la tecnica che andava per la maggiore era quella di pescare al calasole a fondo 25-30 metri con le classiche totanare di piombo, e veniva chiamata la pesca a senna. Vi erano anche dei pesciolini di balsa o di materiali plastici che venivano messi sopra questa totanara di piombo con dei movimenti sussultori in continuazione, e si prendevano i calamari. La pesca durava veramente poco, durava 20 minuti, mezz'ora proprio sul calare del sole. Dopodiché le catture diventavano sporadiche. Ma oggi si capisce perché diventavano sporadiche, perché nel periodo invernale i calamari dall'acqua fonda, diciamo 25, 30, 40 metri, si portano nel sottoriva a cacciare pescetti e crostacei. E quindi quella tecnica lì di pescare a picchetto o a senna non risultava efficace nelle ore subito dopo, diciamo nelle ore di buio. E invece nella pesca a traina si riusciva proprio a insidiarli dai 3-4 metri ai 12-15 metri di profondità. E all'epoca ero solo a farla. Lungo le dighe fuori Livorno ero veramente solo. Non c'era una barca a pagarla oro. Oggi sono cambiati i tempi. Almeno per quanto succede fuori Livorno, nei periodi che vanno da ottobre a febbraio, diciamo il periodo maggiore è da ottobre a fine dicembre, quando le temperature sono abbastanza accettabili, ci sono anche 300-400 imbarcazioni di tutti i tipi, da barche di 3 metri a barche di 9-10 metri. E quindi chiaramente i calamari vengono divisi fra il numero di imbarcazioni. All'epoca ne prendevo veramente tanti a sera, tantissimi. Oggi diciamo che si va dai 5-6 calamari a sera a delle pescate anche eccezionali, anche 20-25 calamari in una pescata. Diciamo però la media è intorno agli 8-10-12 calamari a sera, una buona pescata. Oltretutto sono anche squisiti da mangiare, quindi c'è un accanimento da parte di tutti i pescatori. Ho installato sulla Nisa, la mia imbarcazione, il nuovo Garmin GPS Map 721 XS. È uno strumento duble funzione, ossia fa sia da GPS sia da ecoscandaglio. In entrambi i casi, ora, Garmin è sempre stata ed sarà sempre di più il leader mondiale per quanto concerne il sistema satellitare, gli strumenti GPS. Però negli ultimi 2 anni si sono messi in testa
di voler diventare leader anche nel sistema di ecoscandagli. E devo dire che ci stanno riuscendo, perché questo strumento qua è una cosa veramente particolare. Il 721 XS col trasduttore Shirpe è qualcosa di spettacolare. Ora vedete, Garmin ha un sistema di rilevazione di satelliti precisissimo a 10 punti il secondo, quindi si ottiene praticamente il massimo della precisione, si va da 0 a 30 centimetri di errore massimo. Ora, se fra un po' arriviamo lì a una strettoia, a un ponte, vi faccio veramente vedere che ci segna perfettamente il punto dove è l'imbarcazione, con un errore praticamente nullo, proprio dovuto a questi 10 punti che vengono segnalati allo strumento in un secondo, quindi si è al massimo della risoluzione. Tenete presente che i GPS più all'avanguardia della concorrenza vanno dai 3 ai 5 punti il secondo. In questo caso si ha praticamente 10 punti il secondo. Vedete la strettoia, ora noi passiamo sotto un ponte che adesso è aperto e vedete, siamo proprio nel mezzo al canale e ci segnala il mezzo del canale, ma il canale è largo 7 metri, cioè c'è un errore veramente nullo. La pesca a traina e calamari si può fare utilizzando due sistemi. Uno è costituito dalla lenza a mano, armata con più artificiali, e uno è costituito dalla canna. In questo caso più di due artificiali è conveniente non mettere. E invece nella lenza a mano possiamo metterne anche 5, 6. Io generalmente ne adotto 6 sulla lenza a mano, e due sulla canna, sono le quantità giuste per lavorare bene quando dobbiamo salpare sia il calamaro e sia quando dobbiamo salpare la lenza. Vediamo com'è costituita la lenza, il sistema. Si parte con moschettone e qui ci agganceremo l'ultimo degli artificiali. Non serve la girella sul moschettone, ma basta un moschettone sia di questo tipo oppure il TB3002, moschettone che va benissimo per fare questa pesca. Dopodiché, srotolando la lenza, troviamo una girellina. Io vi consiglio di utilizzare girelle in acciaio, anche perché le lenze a calamari spesso si utilizzano anche da un anno a un altro, e quindi una girella in acciaio tipo la TB120SS è indispensabile per non trovarsi magari a rotture di girelle accidentali o ad ossido, e quindi la girella non scaricherebbe benissimo. Le girelle in questione sono queste e sono disponibili dal numero 14, che è piccolissimo, è comunque una girella già del 14 che tiene 30 libbre, quindi 15 kg. A girelle come questa, non di dimensioni enormi, ma del numero 5, e qui si parla di 130 libbre. Diciamo che in questo caso utilizzo la numero 14, poi queste del numero 5 le utilizzo più avanti, come vedremo. Srotolando la lenza ci viene il primo finale, che come vedete è lungo circa 70-80 cm. Qui attacco l'artificiale. E questo finale è lungo circa 70-80 cm. Vediamo com'è costituito. Qui c'è un finale del 35, 0,35 e 0,40.
questo caso io utilizzo, qui nella lenza occorre utilizzare dei fili piuttosto morbidi. In questo caso uso il Tatanka Evo Silver, filo veramente morbido e che tiene tantissimo. La perlina forata a 4 è la Oval Bead nella misura più grande. Non dobbiamo andare con perline più piccole, con fori piccoli, altrimenti i braccioli scaricano male. In questo caso uso la misura più grande, Oval Bead. Qui sotto ho messo una girella del 5, TB-SS, TB-120-SS. E poi 3 perline sopra e 3 perline sotto incollate. Questo sistema io lo porto ogni 2,50 m. Ho il primo pezzo dove ho circa 3 metri di filo con a metà la girellina e poi l'ultimo artificiale, diciamo quello che ci rimane più lontano dalla barca. Quindi dal primo artificiale alla prima perlina ci sono 3 metri, con una girella piccola nel mezzo. Dopodiché questo sistema ogni 2,50 m. Il trave lo effettuo con uno 0,50, sempre del Tatanka Evo Silver, e il bracciolo, come ho detto, dallo 0,35 allo 0,40. Dopo che ho srotolato 4 artificiali, mi trovo la lampada. Questa è una Lures Light Tubertini. Le luci sono bianco, verde e rossa. Io le utilizzo un po' tutte e tre. Sul bianco ho visto, diciamo, i risultati migliori. Questa lucina ha 2 girelle che mi servono ancora per scaricare il trave, perché come avete visto il trave è composto da diverse girelle, proprio perché tutte quelle girelle ci permettono di non avere mai volte sulla lenza. Dopodiché arrivo al sesto artificiale, sesta predisposizione per l'artificiale, e da qui parto invece con un filo più robusto, di maggior diametro, 0,85. Questo pezzo, da questa congiunzione a dove vi farò vedere col collo con l'elastico, è lungo 13 metri. Qui ho una perlina piuttosto grossa, è un galleggiante, io utilizzo questo, un galleggiante giallo, di colore giallo, ben visibile, galleggiante normalissimo. Ci possiamo mettere la Starlight, ci possiamo mettere una cosa fosforescente, quello che vogliamo. E qui ho un elastico, come vedete, un elastico con l'anima esterna in nylon, in modo che sia più duraturo degli elastici normali. Qui ho un'asola e di conseguenza ho un'altra asola alla fine del capo. Queste due asole vanno insieme ad agganciarsi al moschettone della mini canna, che dopo vedremo. In pesca questo è, diciamo, l'allungamento normale dell'elastico. Quando il calamaro abbocca all'artificiale, rimane ferrato l'artificiale, l'elastico si tende e il filo serve per dare un freno, un fermo all'elastico. A questo punto il calamaro è afferrato alle arpette dell'artificiale e dovremo recuperarlo uniformemente e con cura, perché altrimenti è facile anche perderli. Ora vi faccio vedere dove fisso le due asole, quella dell'elastico e quella del nylon. Le fisso al moschettone di questa mini canna. Io l'ho realizzata con un fusto di una canna da traina che ho trovato in ditta, ma si può realizzare con qualsiasi altra canna. Tutti abbiamo magari in garage o nel magazzino una canna vecchia da traina che non utilizziamo più perché è sorpassata. Possiamo modificarla per pescarci il calamaro.
vedete, un mulinello rotante imbobinato con del filo del 70-80, a poca importanza. A cosa serve questo sistema? Serve innanzitutto se dovessimo agganciare il fondo con gli artificiali o agganciare una rete dei pescatori. Se noi fossimo fissi, strapperemmo tutto. Invece con questo sistema della canna e rotante, dotato di frizione, si ha la possibilità di sfrizionare e quindi permetterci eventualmente di ritornarci sopra con l'imbarcazione e quindi togliere eventualmente l'artificiale incagliato. Ma poi serve anche perché pescando con 5-6 artificiali sulla stessa lenza capita spesso di passare in un branchetto di calamari e quindi di realizzare anche catture multiple, ossia 3, 4, 5, 6 casi eccezionali. Diciamo 5 è già una bella pescata, 5 calamari tutti in un colpo. E questo, essendo in tanti e magari anche qualche bel soggetto, tirano e se noi non abbiamo più lenza si rischia di agguantare la lenza e a quel punto qualcosa si può perdere. E invece in questo caso la frizione ci è d'aiuto per non perderli. Vi presento i nuovi artificiali della Seika, nati apposta e studiati personalmente per la pesca al calamaro. Nuovi, ma molti pescatori già le stanno utilizzando con successo. E ora vi elenco alcune delle principali caratteristiche che deve possedere un buon artificiale per la traina a calamari. I colori, intanto, le ho fatti realizzare in base alle mie esperienze di tantissimi anni e a seconda del colore dell'acqua e del momento della serata il calamaro predilige un colore anziché un altro e quella è una cosa che diciamo possiamo verificare solamente in pesca. Hanno una linea fosforescente, questo qua che vedete qua sul ventre è una linea fosforescente che di sera si nota benissimo. Poi al suo interno ci sono delle sfere metalliche che espandono il movimento durante la vibrazione e i calamari, essendo dei predatori, vengono stimolati da questo movimento, da questo rumore e vengono attirati nei pressi della lenza. Il cestello riveste uno dei ruoli più importanti, cestello, vedete, doppio cestello e rigorosamente made in Japan, perché un cestello scadente ci farebbe perdere diversi calamari e non è davvero quello che vogliamo noi, anche perché chi va a calamari per andare a traina con un'eccezionale esca viva sa l'importanza di avere 5, 6, 7 di queste esche vive. Però a noi ci interessa anche a livello culinario, perché perdere un calamaro, magari da mezzo chilo, 7 etti, non è una cosa molto piacevole. Questi sono i 4 modelli che ho fatto realizzare alla Seika per Tubertini. Minnow Vesquid 48, Minnow Vesquid 88, Minnow Vesquid 157 e Minnow Vesquid 175. Tenete presente che, vedete, sono di diverse lunghezze, tenete presente che ogni modello è disponibile dai 4 ai 5 colori. Ora vi faccio vedere com'è costituita la lenza a 2 artificiali per la canna. Un moschettone TB 3002, 0,35 di filo. Questo è l'attacco che fisserò alla canna. Oval bead, trave dello 0,50, due perline. In questo caso ho realizzato due nodi perché pescando con lo 0,35 di finale il 50 di trave non è sottoposto davvero a rottura. Circa 2,5 metri di filo totali. A metà metto una girellina del numero 14, sempre TB 120 SS, e finale dello 0,35. Qui attacco un artificiale e all'altro moschettone attacco l'altro. Lo faccio a 2 artificiali sulla canna perché
non posso pescare con una canna molto lunga. Infatti utilizzo in questo caso una canna nata per il Bolentino, l'Atlantis, che fa 3 metri, 3,50 m, teleregolabile. Ora, il discorso di pescare con la canna con due artificiali. Questa lenza, con gli artificiali che vi ho fatto vedere in questione, i 6 Kaminov, affonda a circa 2 metri, da 1,70 m a 2 metri. Quindi diciamo che possiamo tranquillamente utilizzare questo sistema anche dove vi è l'acqua particolarmente bassa, poco profonda, quindi 3 metri, 3 metri e mezzo. Riusciamo a passare tranquillamente con due artificiali anche su poca acqua. Mentre utilizzando il trenino, diciamo, i 6 artificiali in linea, teniamo presente che con quelle distanze e quei diametri di filo che vi ho elencato precedentemente, si riesce a passare, diciamo, 5 metri non ci sono problemi, 5 metri di acqua non ci sono problemi. Se dovessimo passare su 4 metri, è bene recuperare 7-8 metri di lenza in quel caso, perché 4 metri siamo a rischio, perché l'ultimo artificiale, quello più lontano dalla barca, pesca intorno ai 3,70 m, 4 metri, quindi non dobbiamo correre il rischio di poter agganciare il fondo. Allora basta recuperare a mano 6-7 metri per portarlo più vicino alla barca e quindi di conseguenza meno filo si ha fuori, più gli artificiali si portano verso la superficie e pescano all'incirca, togliendo 6-7 metri, pescano all'incirca intorno ai 3,20 m, 3,30 m, quindi su 4 metri riusciamo a passarci tranquillamente. Durante le serate di luna praticamente assente, il calamaro muove dal calar del sole fino a circa 2 ore dopo il calar del sole, mentre se ci fosse un po' di luna, il calamaro muove oltre anche. E i giorni che precedono la luna piena compresa, fino a che non cala la luna, il calamaro muove. Quindi sono quelle le serate, diciamo, ottimali, da 6-7 giorni prima della luna piena sino alla luna piena e anche 2-3 giorni dopo la luna piena. Diciamo c'è questo segmento di 7-8-10 giorni nel mese che i calamari muovono particolarmente, hanno attività alimentare più prolungata e è quello il periodo migliore per insediarli. Stasera non c'è luna, la luna piena ci sarà fra 10 giorni, quindi una situazione di pesca che va nell'ordine di 1 ora e mezzo, 2 ore e poi dopo conviene rientrare, anche perché ora si sta decentemente, come cala il buio il freddo incomincia a farsi sentire. Moments of delusion on a melancholy case. La lenza è lunga poco meno della canna e quando catturo un calamaro, se non è grande, calamaro diciamo da 2 etti, 2 etti e mezzo, posso tranquillamente imbarcarlo con la canna, altrimenti se fosse più grosso porto il filo sotto barca, afferro il filo e delicatamente e uniformemente imbarco il calamaro. Dico delicatamente perché se date lo strattone forte per imbarcarlo è il rischio che si strappi uno dei baffi. Quando poi c'è un barca, appena il calamaro entra in barca, sia che venga preso la canna sia con la lenza, va messo in preventivo la famosa spruzzata di nero, che alle volte lavorando al buio non si sa se è acqua o è nero, e quando vediamo colpiti in piena faccia si ha sempre la speranza che sia acqua, fino a che magari no, non ci tocchiamo con le mani e vediamo dal vivo di cosa si tratta. Spesso è acqua, ma spesso no, spesso è nero. Ah, non vi ho detto una cosa importantissima, la velocità e la profondità ideale. Allora, la velocità ideale è dai 2 nodi e 2 ai 2 nodi e 5, 2 nodi e 6 di velocità, mentre la profondità oscilla dai 3 metri ai 15 metri. Ritalin and Valium are melting in your mouth. Questioning is everything but what it's all about. Ora caliamo tanto la canna.
e gli do circa 25 metri di lunghezza. Filo in bobina va benissimo un 35, oppure come in questo caso ho 15 metri di 35 e del Dyneema da 20, dello 0,20, 0,25. La frizione un po' duretta e poi la mettiamo nel portacanne. Ora vado a calare il trenino. A buio le vedrete queste strisce fosforescenti che a mio avviso sono veramente importanti su un artificiale che lavori nelle ore buie, nelle ore notturne. Vultures hanging over as the sun hits up your eyes, flying over hilltops while darkness fills the sky. Ora vi faccio vedere la collocazione della lenza, che è lunga circa 30 metri, 27-30 metri. Vedete, aggancio qua al moschettone l'asola del filo. E l'elastico che ci segnalerà anche il calamaro più piccolo. Vedete, ora siamo in pesca. Due nodi e due, due nodi e tre. Siamo in pesca e vedete, in questo caso sta portando dietro i sei artificiali. Quando ci rimane un calamaretto, tanto dobbiamo prenderci l'occhio a un calamaretto piccolo da 1,5 metri, 2 etti, non ce ne sono molti onestamente in questo periodo. Però l'elastico si allunga un pochino. Quando invece ci rimane il calamare un po' più grosso, si allunga di più e quando supera una certa forza parte anche la frizione, che dobbiamo tarare abbastanza dura che non slitti, ad esempio quando dobbiamo accelerare o fare una curva, ma parta solamente in caso di necessità. Siamo in pesca calamari. Ecco chi ha dato. Eccolo, è già venuto a galla. Il primo calamaro è agganciato. Ora guardiamo di portarlo in barca. Recupero deve essere lento, eh. Mi raccomando, lento. Se sentiamo tirare, perché il calamaro tende ad andare indietro, assecondiamolo. È rimasto vicino alla luce, alla lure slide, e è sul secondo artificiale. Quindi ha mangiato piuttosto a galla. Io il trave lo butto in barca, tanto è grosso, è dell'85. E gli artificiali le metto sopra. Ora bisogna stare attenti alla spruzzata. Eccolo qua, primo calamaro. Primo calamaro della serata. Già buttato il nero, eh? Non è che lo buttano tante volte, anche loro devono rifarlo, diciamo. Perché ora, diciamo, si può maneggiare con più tranquillità. Sulla curva mi ha dato il calamaro. Mentre giravo per ritornare su un punto, eccolo, calamaretto. Mettiamo il calamaro nella vasca del vivo, anche perché un po' di nero dovrebbe averlo buttato. Beh, lo sta ancora buttando. Andiamo a stare attenti, eh. Calamaretto. Vedete come cambia la pigmentazione.
è un bel tubo. Strano che non abbia buttato il nero. Ora lo butta verso la telecamera, lo sto puntando verso Nicolò l'operatore. No, stasera non è una serata particolarmente fredda. Generalmente ho notato che il nero lo buttano in particolar modo quando fa molto freddo, perché c'è un'escursione termica fra l'acqua, che ora non è freddissima, è 14 gradi, e l'esterno, magari in condizioni, vedete questo calamaretto piccolo, questo è un cioccolatino per la traina, infatti io le tengo in vivo, previsioni domani di andare magari a pesca. Questo qui, ad esempio, questo il bianco, il Minnow bianco con la striscia arancione, è sempre una certezza. Vedi che bel calamaro. Poi hanno dei colori bellissimi. L'operatore stasera lo mando a casa alle 3 di notte. No, è un'ora e mezzo che stiamo trainando, qualcosa stiamo prendendo. Ho trovati più ore, ad esempio, che al calasole. Ora sono le 7, ha fatto buio alle 5 e quarto, 5 e 20. Diciamo, sono più costanti ora che al calasole. A volte lo fanno, Ricariamo la lenza. Il bianco e questo colore qua sono quelli che vanno, diciamo, quasi sempre bene. Diciamo, sono delle garanzie. Però anche questo, il rosa sul dorso, cangiante, sempre con la linea fosforescente sul ventre, È un altro artificiale che lavora benissimo. Lampada a metà lenza circa. Due ore di pesca, due ore qualcosa di pesca, una pesca divertente, come tutte le pesche, però dobbiamo utilizzare il sistema più appropriato per ottenere dei buoni risultati. In questo caso gli artificiali della Seika da calamari sono risultati veramente catturanti. Io è già molto tempo che l'utilizzo, e devo riconoscere che hanno veramente una marcia in più su questo tipo di pesca. Ho sentito dei miei amici stasera, hanno catturato 2-3 calamari. Questo è il risultato, 12, in una serata che, diciamo, non erano particolarmente attivi, e comunque 12 calamari sono usciti fuori. Un paio persi, capita, utilizzando anche i migliori cestelli come i Seika Squid, che sono giapponesi cestelli, ricordo. Può capitare, perché il calamaro magari rimane agganciato per un tentacolo solo, tentacoli quelli lunghi, e incomincia a ruotare, e lì anche il cestello più buono del mondo si trova in difficoltà.
Comunque è una pesca che si può fare sia a traina con la barca, sia anche a spinning dalle scogliere. Provate, per chi già non lo fa, a pescare calamari a spinning da riva dalle scogliere. È un'altra tecnica divertente, utilizzando sempre gli artificiali della Seika, i Minnow e Squid. Io vi saluto ora, io e l'operatore andiamo a mangiarci qualcosa, visto che sono quasi le 8. Una serata stupenda, perché l'operatore viene da Firenze, quindi sono 100 km da Livorno, se no io ci potevo stare tutta la notte a pescare. Una serata fantastica, senza vento, clima sopportabile, perché poi si va incontro a quelle giornate da veri pescatori, quelle di gennaio, febbraio, dove lì è dura, non ci stai tutta la sera, va sicuro, tutta la sera non ci si sta, anche se i calamari sono buoni, ma tutta la sera non ci resistiamo. Un saluto a tutti da Marco Volpi, agli amici di Italian Fishing TV, e volevo ringraziare tutti i miei fans, tutte le persone che incontro nelle fiere e che mi scrivano anche i commenti sui video su YouTube. Ecco, volevo ringraziarvi tutti per i commenti affettuosi che mi fate puntualmente. Un ringraziamento a tutti gli amici di Italian Fishing TV e a tutte le persone che mi seguono. E un appuntamento ai prossimi video, sempre con Tubertini.